Ragazze, buongiorno, bentrovate sul mio canale A Casa di Paola. Oggi faremo un video collaborazione con il canale Progetto Mamma, come vi avevo già accennato. Quindi insieme a Rosaria andiamo a fare un dolcetto, ognuno fa quello che vuole e spero che vi sia di spunto per magari un'idea nuova e niente, spero anche che vi divertiate a vedere il video. Quindi mi raccomando, dopo di me andate a vedere Progetto Mamma, Rosaria, che faremo appunto questo video collaborazione insieme. Che vi devo dire? Buona visione. Ciao! Allora, adesso andiamo a fare appunto la torta di sfoglia alle rose. Gli ingredienti sono pochissimi, semplicissimi e velocissimi da fare. Quindi adesso ve li vado a elencare. Prima di tutto una tortiera simile a questa, rotonda, della pasta sfoglia rettangolare, una ricotta, dello zucchero a velo, delle gocciole di cioccolato, dello zucchero semolato e poi della carta da forno. Bene, andiamo a preparare velocemente questo dolce. Apriamo la ricotta, andiamo a mettere la ricotta in una ciotola. Mettiamo dentro delle gocciole, dello zucchero semolato. Almeno 3 cucchiai. E poi andiamo a mescolare bene. Una volta fatto questo, mettiamo da una parte la nostra crema, togliamo di mezzo un po' tutte le cose che non ci occorrono più, prendiamo della carta da forno, bella stesa, lasciamola pure sopra la sua iniziale. Ecco qua, ora andiamo a stendere la cremina Una volta fatto questo, stesa bene la cremina, io ne voglio fare uscire almeno due, andiamo ad arrotolare su se stessa la pasta sfoglia.
una volta ottenuto il nostro rotolo, andiamo a tagliare il rotolo nello spessore, facciamo delle girelle di circa 2 cm. Però prima vado a mettere la carta da forno dentro alla mia pirofara. Facciamo la stessa cosa con l'altra. Vado a tagliare la carta in eccesso tutta intorno. Ed ora andiamo a infornare a 180 gradi per almeno 20 minuti. Ed ecco qui la mia torta di rose con pasta sfoglia, ricotta e gocce di cioccolata. Avete visto? Molto semplice e velocissima da preparare. A me non rimane che augurarvi buon appetito. Ed eccoci qui, allora, dolcetto fatto, avete visto, molto semplice, molto veloce da fare e nulla. Io ringrazio Rosaria per aver nuovamente collaborato con me per un video insieme e speriamo di farne tanti altri insieme, me lo auguro e la saluto carinamente, ti voglio bene, ciao!